Eleonora Cozzella, buongiorno. Buongiorno Livio, buongiorno agli ascoltatori. Grazie per essere qui presente, per il posto delle parole, per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, che sarà sicuramente molto gustosa, ne sono certo, dalle parole di Eleonora Cozzella, autrice di un libro importantissimo, fondamentale e necessario, Pasta Revolution, dove la R ha, da una parte si può leggere Pasta Evolution, quindi l'evoluzione della pasta, però c'è questa R al contrario che è veramente rivoluzionaria: la pasta conquista l'alta cucina. Ma non l'aveva già conquistata? Bellissima domanda, ti ringrazio. In realtà no, non l'aveva già conquistata, perché quando parliamo di pasta senza aggiungere fresca ci riferiamo ovviamente quindi alla pasta secca, e la pasta secca è sempre stata considerata proprio il simbolo del Made in Italy gastronomico, e però di quello popolare, quindi della cucina casalinga, della cucina delle trattorie, delle osterie, viva Dio che esistono queste preziosissime cucine, ma era stata invece sempre un po' più snobbata dall'alta cucina per tutta una serie di motivi, perché era vissuta proprio come alimento della sussistenza. Tutti si ricorderanno le scene, per esempio, dei film, no, di Fame feroce, di Miseria e nobiltà, in cui Totò e compagni trangugiano dalla zuppiera con le mani e gli spaghetti se li mettono in tasca, oppure Alberto Sordi, no? In Un americano a Roma, che proprio per fare lo chic vuole la cucina degli altri, vuole il latte, lo yogurt per imitare gli americani, quindi come se la cucina degli altri fosse più chic, salvo poi per la fame finire anche col mangiare la pasta, che pure non stima perché non è abbastanza appunto americana. Quindi l'alta cucina di fatto l'ha sempre un po' snobbata, anche perché toglieva moltissima fantasia e creatività, secondo gli chef, un tempo. E perché toglieva questa fantasia e creatività? Perché era legata anche a ricette molto tradizionali, che per noi italiani guai chi ce le tocca, e quindi non si deve toccare la vera, la verace amatriciana, non si deve toccare la vera carbonara. Quindi da un punto di vista era un po' considerato alimento povero, da un altro punto di vista era considerato alimento che non dava sfogo alla creatività, e per ultimo era anche considerato un alimento che non portava la firma dello chef, perché chiaramente fa molto vanitoso dire l'ho fatta io, guarda che sfoglia sottile, guarda, oppure nella pasta ripiena, guarda che ripieno interessante, originale, curioso, mentre la pasta secca veramente era più un prodotto che trovavi già fatto e dovevi solo, tra virgolette, bollire. Una delle particolarità che dicevamo quando raccontavamo questo libro per poi portarlo in trasmissione, io ho detto, io sono curioso di una cosa, ne parlerò sicuramente ed eccoci qua, perché voglio capire come mai una filosofa come Eleonora Cozzella racconta della pasta. Non che i filosofi non mangino la pasta, ma voglio capire qual è questo rapporto intimo, ma non solo. Ma è proprio un rapporto che credo noi italiani abbiamo nel DNA, come appunto hai appena accennato. Io ho una preparazione, diciamo una formazione filosofica, ma questo include anche un po' l'antropologia, e ho sempre trovato che la pasta fosse veramente parte della nostra vita, del nostro DNA, e in qualche modo avesse sempre dato un'impronta anche al nostro modo di parlare, di vivere, di tutti i giorni. Innanzitutto perché la pasta, se ci pensi bene, è una categoria filosofica. E cosa si intende per categoria? Si intende un qualcosa in cui inserire tutta una serie di elementi del quotidiano. Però quando diciamo pasta, se ci pensi bene, diciamo le paste. I francesi per esempio usano il plurale, non usano mai la pasta, ma le pâtes. E noi invece abbiamo generalizzato in un'unica categoria un insieme infinito di elementi, di momenti del dettaglio della nostra vita. E quando diciamo pasta, quando uno ha voglia di pasta, sa perfettamente ciò di cui ha voglia. Magari ha voglia di spaghetti, che non sono i rigatoni, che non sono i fusilli, che non sono i conchiglioni, eppure diciamo pasta come se fosse una cosa generica. E quindi questo mi ha sempre fatto notare anche come innanzitutto come la pasta sia una forma d'arte, perché il primo esempio, se vogliamo, di food design. Cos'è il food design? Quindi la possibilità di creare un oggetto
artistico, ma di poterlo riprodurre in una serie infinita di esemplari. E questo veramente, si parla tantissimo di food design con grandi disegnatori, con firme importanti internazionali che cercano di disegnare dai mobili all'abbigliamento eccetera eccetera, e noi italiani siamo veramente i creatori del primo e più grande, secondo me, esempio di food design. Ecco, però nel food... Prego. Scusami. No, dico, in questo sta appunto questa rivoluzione, per tornare a quello che dicevamo prima, che finalmente i grandi chef, finalmente l'alta cucina, hanno capito questo aspetto, questa potenzialità della pasta anche di essere valorizzata per il grande elemento quasi artistico che comporta. Giunti Edizioni con Pasta Revolution, Eleonora Cozzella ci porta in un mondo veramente molto particolare, con la prefazione di Oscar Farinetti che dice "It's difficult to be simple", e certo che è difficile essere semplici, perché bisogna aiutare la complessità a diventare semplice, e la pasta, che è un elemento molto semplice, noi mangiamo in maniera molto distratta, ha in sé anche un elemento di design, di architettura, oserei dire, veramente di vera architettura. Però entriamo proprio nel dentro la pasta, e Eleonora Cozzella, ma tra tutte le paste che vengono raccontate qui, corta, lunga, la madre, tutte le classificazioni, la selezione naturale del gusto, c'è una pasta che potrebbe essere, non dico standard, che è una brutta definizione, ma che potrebbe passare da un gusto all'altro? Ah, che potrebbe passare da un gusto all'altro. Parli di un formato, io credo che il più universale dei formati sia lo spaghetto. Non a caso, per esempio, anche quando i turisti arrivano in Italia, agli americani piace moltissimo, perché fa italiano, no? Fa anche tradizione, l'iconografia della tovaglia a quadrettoni, del fiasco di vino, eccetera, eccetera. Quindi loro ci adorano per l'aspetto più folcloristico, se vogliamo. Ma piace moltissimo agli asiatici, con i quali condividiamo appunto la forma dello spago longitudinale, eccetera. Io credo che sia veramente una forma universale del gusto. Poi c'è chi lo arrotola, come facciamo noi, e siamo bravissimi, ovviamente senza cucchiaio. C'è chi lo arrotola aiutandosi col cucchiaio, chi lo mette nel brodo, chi decide di spezzettarlo. Addirittura alcuni chef ci hanno fatto un couscous, spezzettandolo in maniera molto molto fine e usandolo come se fosse pura semola di grano duro. Ma quindi, a proposito di spaghetti, qui da dire spaghetti, ecco, giustamente dire una cosa importante, no? Però spaghetti quale? Quello piccino, quello grande, quello piatto alla chitarra? E quale potrebbe essere? Per esempio, dovessimo mangiare adesso gli spaghetti, quale si potrebbero scegliere? Io credo i vermicelli, quindi lo spaghetto ottimo, non troppo sottile ma non troppo grosso. Penso che sia un po' il formato che accomuna tutti quanti nei gusti, e che è perfetto poi per la frittata di maccheroni alla fine, no? Quando avanza, o meglio, sarebbe meglio non avanzasse, ma se ne fa di più proprio perché avanzi, poi si fa una bellissima frittata, che era merenda di una volta dei bambini, e che adesso invece è un po' una sciccheria che ritorna. Tra l'altro questo libro non poteva non avere delle ricette, e quindi le ricette credo che siano delle cose bellissime da leggere. Io sono d'accordo con uno scrittore che, ai noi, non è più Vincenzo Cerami, il quale diceva che amava molto andare a letto e leggere di ricette. Ecco, io ho provato la stessa sensazione, no? Perché leggere queste ricette, anzitutto ci sono dei piatti che hanno delle ricette lunghissime, non per questo forse sono complessi. Sì, guarda, metti insieme due argomenti molto molto importanti. Il fatto di leggere di ricette è molto importante, perché uno si rende conto in grande di come lavora la mente di un cuoco, la mente di uno chef, e poi hanno un che di rilassante, no? È la versione più golosa della camomilla prima di andare a letto. E poi veramente questi chef che si stanno impegnando nel valorizzare la pasta, nel libro ce ne sono 40 che mi hanno dato la loro ricetta, in cui interpretano la pasta in maniera a volte anche irriverente, se mi si passa il termine, perché chi è abituato alla pasta tradizionale chiaramente vede tutte queste come stranezze. In realtà stranezze non sono, se rispettano comunque il prodotto, se rispettano la filosofia e la storia di un prodotto che
se all'estero è considerata una commodity nei grandi traffici internazionali, nei mercati internazionali, a volte viene classificata come commodity. I pastai italiani riuniti in associazione hanno protestato moltissimo contro questa parola che li riunisce come commodity, perché una non vale l'altra. Ogni pastificio, ogni pastaio ha un bagaglio di competenze, di studi enorme, veramente, per creare un prodotto di un certo tipo, e lo fanno da secoli in Italia. Quindi per noi dire un chilo di pasta non equivale a dire un chilo di zucchero, che magari può sembrare sempre uguale a se stesso, e perciò queste ricette hanno qualcosa di innovativo, ma sempre tenendo presente, tenendo ben piantati i piedi nella tradizione e nelle radici. E quindi molto spesso, più che cose strane inventate ex novo, sono quelle che io giudico bellissime interpretazioni. Ecco, citavo proprio casualmente la frittata di pasta, quindi la pasta del giorno dopo, la pasta che va a recuperare qualcosa di avanzato, lo fa per esempio una chef, Cristina Bauerman. Che cosa fa? La frulla insieme, spaghetti al pomodoro già conditi, li frulla insieme, per piacere fidatevi di me, non inorridite adesso, e ne fa poi, mettendo nel sac à poche l'impasto ottenuto, degli gnocchi che sono incredibili, perché basta bollirli 2 minuti in acqua e sono già ricchissimi di sapore, perché hanno in sé lo spaghetto, il pomodoro, il formaggio grattugiato, la fogliolina di basilico, è tutto dentro ed è un piccolissimo concentrato di gusto. Ma poi ci sono per esempio le ricette che vanno a pescare veramente nella memoria del bollito, per esempio il bollito con i crauti, li fa Luca Fantin, e ne crea una lasagnetta che veramente ti fa ricordare di quando la nonna ti preparava il bollito. E quindi credo è veramente sia un mondo magico, ma se ne potrei dire tante altre. La melanzana che diventa un cannolo alla siciliana, dove il cannolo è fatto con i capellini d'angelo tutti intorno. Straordinari i capellini d'angelo, che devono essere sicuramente rivalutati, e questo libro in 150 pagine racconta in maniera diversa. Libri di cucina ce ne sono tanti, ma questo racconta in maniera profondamente diversa la pasta che noi conosciamo, soprattutto che non conosciamo. Il fraintendimento spesse volte sulla pasta è enorme, quindi leggere di questo argomento è una lettura necessaria e importante per le papille gustative, e poi per semplicemente per curiosità. Eleonora Cozzella, grazie ancora del tempo che ci hai dedicato per Pasta Revolution, Edizioni Giunti, e al prossimo libro filosofico di cucina. Grazie a te, grazie a tutti voi, e vista l'ora, buon appetito. Grazie, a risentirci.